solo i veri fan si ricorderanno questa mappa. Per chi non se la ricordasse, non vi preoccupate, perché oggi andremo ad esplorarla tutta. Là c'era il gigante, ve lo ricordate, vero? Beh, se questa mappa l'avete già vista nel mio scorso video, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ma sappiate che hanno aggiunto un sacco di posti nuovi. Infatti, se andremo in giro oggi, ci accorgeremo che qualcosa effettivamente è cambiato e qualcosa è stato aggiunto. Eccolo, questo è il Sonic che avevamo provato a far arrivare qua, solo che non era successo proprio niente. Andando in giro oggi troveremo un sacco di nuove morph. Questa mappa secondo me è stupenda perché è coloratissima e ci sono un sacco di posti da esplorare, se vedete. Mi raccomando, voi lasciate mi piace se questa mappa vi sconfinfera. Iscrivetevi al canale, basta cliccare sul tasto iscriviti per non perdervi tutti i prossimi video e proviamo subito a interagire. Con 199 Bobux si può acquistare uno di questi personaggi. Dai, facciamolo! Gira, 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 gira la ruota! Guardate quanti colori! Chi mi avrà dato? Non ci posso credere, ma è stupendo! Qua ci sono tutte le morph meravigliose che avevamo preso la volta scorsa. Ovviamente voi mi dovete dire qual è la vostra morph preferita in assoluto. Se vi siete persi lo scorso video e volete sapere dove sono tutte queste bellissime morph, non vi preoccupate, lo trovate sul mio canale. Questa è la morph che abbiamo appena conquistato facendo il giro di ruota. Non ci posso credere, è una specie di Stinger Flynn. Ha i tentacoli un po' più corti del solito. È uno Stinger Flynn che ha mangiato un po' troppo, forse ingrassato, ma è meraviglioso perché cambia tutti i colori dell'arcobaleno. Sembrano i miei capelli, guardate! Beh, è veramente una morph stupenda. Tra le varie morph che avevamo preso la volta scorsa c'è anche questa che è Jester. So che tutti voi amate Jester, ma oggi andiamo alla ricerca di nuovissime morph. È qui che si usa la chiave? No, mi sa di no, non me la fa assolutamente aprire. Questo è un cavò. Apriamo, vediamo dove si va. Dobbiamo passare a destra o a sinistra? C'è una porta sbagliata? Oddio, bisogna trovare la via giusta. Dritto, dritto. Di qua. Ho scavolato, ma ce l'ho fatta. Mi ha dato una nuova morph. Questa è la prima morph nuova che prendiamo oggi. Ma le animazioni del mentre si prende ste morph, quanto sono incredibili. Scusate, ma dove mi aveva buttato? Questa cosa sarebbe? Una specie di Kissimissi fatta a ragno? Questa sì che è una morph spettacolare. Qua abbiamo un sacco di morph inerenti a tutti i giochi che abbiamo giocato durante quest'anno. E qua c'è la zona VIP e possiamo accedere e prenderci un Tall Victor. Date un voto nei commenti a questa morph. Io penso che una morph così bella non l'ho mai vista. Gli darei un bel 10. Anche se devo essere sincera, di morph meravigliose ne abbiamo prese veramente un sacco. Guardate questa com'è tutta cangiante e brillantosa quando ci batte la luce. Cioè, ma dai, ma quanto sono meravigliose. Questa ve la ricorderete sicuramente la volta scorsa, che aveva questo codino neon. E possono anche montarmi sopra, vedete? Lui mi è appena salito in groppa. Cioè, siamo bestie cavalcabili. È incredibile. Penso che una mappa così bella non l'abbiamo mai trovata ancora. Proviamo a buttarci qua sotto nell'acqua e vedere se in questa zona hanno per caso aggiunto qualche nuova morph. Che è lui? È Stinger Flynn. Sta venendo da noi. Sta buttando giù tutto. Ma che cavolo sta facendo? Non è che ci vuole prendere, vero? Ha spaccato questo! E adesso finalmente possiamo passare! Addio, Stinger Flynn! Non so dove sia andato, ho un po' paura, ma intanto prendiamoci Stinger Flynn. Adesso abbiamo la morph di Stinger Flynn, guardate! Con i suoi tentacoletti! Questa ci mancava, ora teletrasportiamoci e torniamo alla casuccia. Questo è il respawn, dove si respawna sempre, e è la nostra casetta. Oddio! Ho interagito con Rick! Se n'è andato dentro un portale e ha appena fatto spawnare. Questo è il suo garage, quello della serie. Non so se avete mai visto la serie di Rick e Morty. Fatemelo sapere nei commenti se l'avete vista. Io la amo, una delle mie serie preferite. Apriamo e scaviamo. Scaviamo, scaviamo, scaviamo. Dove siamo? Nella cantina segreta di Rick e Morty. Quella sono io. C'ha la mia foto nella cantina. Non ci posso credere, è meraviglioso. E prendiamoci la nuova morph. Questo è Sed. Vi ricordate chi è questo mostro, vero? È il nuovo polpo, quello cattivissimo di Garten of Banban che abbiamo sconfitto e affrontato in gioco. Fatemi sapere se vi ricordate di lui e scrivete nei commenti il suo nome completo. È bellissimo, abbiamo preso una nuova morph.
Sono così felice, non vedo l'ora di trovare anche tutte le altre. Qua abbiamo un'altra zona VIP dove poter prendere Bamban e Bambalina. Sembrerebbero tipo versione Lego doppia testa, spaventoso. Dobbiamo scoprire adesso se l'elicottero ci porta in qualche zona nuova, perché l'altra volta ci portava in una casetta. Però in compenso abbiamo preso questa l'altra volta, che adoro, è Nibbler. Guardate la qualità della texture di questa morph. C'ha anche tutti i denti fluorescenti. Vediamo se possiamo montare sull'elicottero e volare, volare, volare. Voglio andare su e vedere se hanno aggiunto qualche nuova morph anche nel cielo. Secondo me sì, perché questa zona non l'ho mai vista. Buttiamoci, catapultiamoci. È Bamban versione Lego questo? Oddio, sono caduta di sotto. Ma cosa c'ho, una barca? Aiuto, aiuto. Sono sopra una barca, sono caduta di nuovo nella zona di Stinger Flynn. Tra l'altro la barca mi si è appena incastrata. Aiuto, aiuto. Questa morfa a quanto pare è un po' un problema, perché la barca si incastra da tutte le parti. Ma è stupenda. Dovrebbe servirci come morph per attraversare un fiume, un lago, il mare. Comunque è stupenda. Io devo però trovare un modo per aprire queste maledette porte. Oddio, questa l'ho aperta! L'ho aperta! Che cavolo è? È un mostro! È scappato! Forse dobbiamo inseguirlo. Ho capito cosa possiamo fare. Possiamo portare la gente sulla barchetta con noi. Questo è un altro player che si è messo sulla mia barca. Oddio, ho aperto anche questa. Scava, 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 scava. Dove andiamo a finire qua? Sono talmente incastrata con la barca che non ci capisco più niente. Molto bella, questa morph di Bamban con la barca. Però, cavolo, non ci fa fare un cavolissimo. Ci impedisce i movimenti. Mi ributto e vediamo che nuova morph c'è qua sotto. Me la metto subito, ma usciamo perché qui c'è talmente tanta luce verde. È bellissima. Questo mostro non so chi sia. O è un mostro nuovo o è un mostro fatto a caso dai creatori del gioco. Però mi piace, verdone così. Questo verde è molto bello. Qua la volta scorsa avevo preso una morph. Credo sia la stessa della volta passata, ma aspettate. Questo è Tall Victor. Ma che senso ha allora prendersi il VIP per prendere Tall Victor se questo è già un Tall Victor? Magari questo è un Tall Victor diverso? Forse ha la testa diversa. Ha la texture della testa più bella forse. E la bocca anche più bella, non lo so. È leggermente diverso, ma non vale la pena prendersi il VIP per avere un Tall Victor quando Tall Victor lo puoi trovare in gioco. Qua dietro gli alberi questa bambalina è spaventosa. La indosso subito. E questa è quella che si era presa l'altra volta. Quindi ogni volta che si entra in gioco ci rifà prendere anche le vecchie morph. Questa non l'avevate vista? Con qualcuno che mi cavalca, quindi godetevi questa bellissima visione. So che è molto molto inquietante, in effetti fa abbastanza paura. Gattonando in giro con sopra un altro player, andiamo a vedere da questa parte, perché so che hanno aggiunto assolutamente delle nuove morph e io devo provarle e prenderle. Oh, guarda che cos'è. Oddio, si sta muovendo, sta venendo verso di noi. Cosa fa? Thank you. L'abbiamo liberato. Ci ha dato una morph. Quindi interagire con questi personaggi ci dà delle morph. È Mr. Grimm. Ciao Mr. Grimm, sei carinissimo. E se interagiamo anche con lui, vediamo che cosa ci dà. Oddio, ha allungato tantissimo le braccia e ci ha lanciato. Ci ha lanciato. Non mi dire che ci ha fatto fuori. Perché ci ha fatto respawnare qua? Beh, io torno da Mr. Grimm e proviamo a interagire con l'ultimo, che è uno skibidi toilet di Doom Doom. Ecco, qui è veramente, vi ho detto che univano tutti i giochi possibili e immaginabili. Vediamo che cosa fa skibidi toilet Doom Doom. Non mi dire che ci fa del male. Ci schiaccia, ci ha lanciato, ci ha spadellato. Make the right choice. Fai la giusta scelta. Quindi la giusta scelta era la prima che avevamo fatto. E c'era anche un indizio, perché era l'unica senza cartello sopra la testa. Quindi questa zona possiamo dire di averla finita. Ma qua ne vedo una totalmente nuova. Questa la volta scorsa non c'era. Clicca, mi spara come un cannone. Nella bocca di Smiley Miley. È gigantesca. Siamo dentro la bocca di Smiley Miley? Oddio, non me lo dire. Siamo dentro Smiley Miley. C'è un percorso. Ma ragazzi, perdonatemi, ma quanto è bella questa mappa. Io di mappe di morph ne ho giocate. Lo sapete che ne ho giocate veramente tantissime. Ma belle così mai. Questa è la mappa sicuramente più articolata che io abbia mai visto. E ci hanno dato Smiley Miley. E vai, e vai. E ora ci riteletrasporta qua. E questo cosa fa? No, il gatto arcobaleno. Non ci posso credere.
ci ha dato anche quello. Ci sono passata davanti un sacco di volte. Skibidi dop, yes, yes, c'è scritto. È un gatto arcobaleno a tre teste, skibidi toilet, tante. Ma è stupendo, non posso credere ai miei occhi. Meno male che ci ho cliccato, che lì per lì mica avevo capito. E qua c'è un'altra morph. Bisogna trovare tre personaggi per sbloccare il nuovo Nighty Boo, che è il nuovo mostro di Garten of Banban, quello pipistrello. Quindi bisogna trovare l'uccello pirata, che era amico di quel granchio aragosta, e il nuovo verme. Questa specie di Kissimissi ragno ce l'abbiamo già, quindi ne abbiamo uno su tre. Beh, bisogna impegnarsi un po' di più e andare a cercare le altre morph. Ma devo assolutamente guardare questa morph, che è quella di Smiley Miley, che ancora non avevo ben guardato, e alla morph che abbiamo preso lassù nel cielo. Questa sì che è bella. Ho trovato anche questa. Era venuta un'icona con scritto aperto. Questo è il granchio pirata, ve lo ricordate? L'amico dell'uccello con la benda sull'occhio. Andiamo a vedere se qua in fondo riusciamo a trovare qualche altra morph che ancora non ho. Questa regola l'avevo già presa la volta scorsa, infatti è Fluffy. Fluffy a me piace tantissimo, guardate che carino con il suo cuoricione sul petto. E qua dentro avevamo trovato altre morph nascoste. Proprio questa qua, vi ricordate Queen? Ve l'ho fatta vedere prima, ecco, è qua dentro. Non so perché me le faccia riprendere, però ce le riprendiamo come se niente fosse. E questa, anche questa ce l'avevo già. Ma questo razzo l'altra volta non c'era, quindi proviamo subito e vediamo dove ci porta. Sono abbastanza curiosa. Wow, wow. Stiamo andando su, 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 su. Ma su dove? È un altro mondo? È un altro universo? Dove siamo? Non mi dire che è tutto un intero altro mondo da esplorare, eh? Mi sa proprio di sì. Qui ci sono un sacco di morph nuove. C'è Doom Doom. Eccolo, finalmente l'ho preso. Lo volevo tantissimo, Doom Doom. Siamo andati su un altro pianeta, sostanzialmente. Qua è per tornare sulla Terra e c'è un altro razzo per tornare indietro. E da questa parte che cosa c'è? Un ascensore che ci porta su? E da qua possiamo finalmente arrivare a un'altra morph. Speriamo ci sia una di quelle che ci servono. Eccolo, il verme, per prendere quella nascosta. Finalmente l'ho trovato. Ci manca solo la morph dell'uccellino blu pirata. Vi ricordate il nome di quell'uccello pirata? Scendiamo da qua. Vediamo se qua intorno riesco a trovare quel maledetto pirata. C'è una leva. Interagiamo e vediamo che cosa succede. Forse di qua c'è un'altra leva. Interagiamo anche con l'altra leva. Ci sono dei gradini. Devo tornare Karin per saltarci, perché col verme era tipo impossibile, mentre se sono Karin è molto molto più facile. Solo che qua ci sono dei denti che potrebbero... Oh no! Devo stare molto attenta a non farmi prendere da questi denti, che vanno veramente velocissimi. Guardate, 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 ce l'ho fatta, sono passata. Ma non mi dite che questo proverà a farci fuori? Questo è quello VIP. È quello VIP che possiamo prendere se abbiamo il VIP. Ma forse sono riuscita a scappare da lui. Non mi ha preso, non mi ha preso. Oddio, ce l'ho fatta. Questa era una parte super difficile rispetto alle altre. E abbiamo il terzo personaggio. Ma ora che siamo riusciti a prenderli tutti e tre, quelli che ci servivano per sbloccare, diciamo, quello segreto, possiamo tornare indietro a prendercelo. Vediamo chi salvo. Salvo lui. Vediamo cosa succede se salvo lui. Forse me lo dà, forse me lo dà, forse me lo dà. Me lo dà, me lo dà, come morto. Mi ha detto thank you, grazie. E ho guadagnato l'altro. Questo è il bambano oscuro, ve lo ricordate? È quello cattivissimo che abbiamo visto anche negli ultimi video che ho fatto sul mio canale. Beh, ora non ci resta che montare sulla navicella e tornarcene a prendere la morph nascosta. E possiamo essere molto soddisfatti della giornata di oggi. Voliamo col nostro razzo. Wee-hoo! E riatterriamo sulla Terra. Ora che abbiamo tutte e tre le morph che ci servivano, possiamo andare dallo scienziato e finalmente posso posizionarle tutte. Una, due e tre. E yeah! Volevo tantissimissimissimissimo prendermi questa morph, perché lo sapete che io adoro follemente Nighty Boo, mi piace da morire. E adesso che siamo riusciti a prenderci anche questa, non vi resta che lasciare mi piace e dirmi qual è la vostra morph preferita tra tutte quelle che avete visto oggi. E ovviamente cliccare sul tasto iscriviti e iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!